Buongiorno, ben ritrovati. Lunedì 12 aprile, anno Domini 2021. Si festeggiano oggi i 60 anni dal primo volo nello spazio, volo umano. Pensate che cosa poteva essere il mondo 60 anni fa, quando dalle radio si apprese che i russi, i sovietici, i comunisti avevano mandato il primo uomo nello spazio. Pensate agli americani che già avevano dovuto patire anni prima lo scorno di aver visto i russi mandare nello spazio il primo satellite artificiale. Il link con oggi è che ha lo stesso nome del vaccino anti-Covid russo, lo Sputnik. Poi, dopo lo Sputnik nudo e crudo, mandarono nello spazio in orbita lo Sputnik con dentro la cagnetta Laika, che ovviamente non sopravvisse al volo e al rientro. Invece, il 12 aprile alle 9:07 partì il volo con Yuri Gagarin a bordo. Peraltro, Yuri Gagarin non faceva niente, tutto era comandato da remoto, però era il primo uomo chiuso in una scatoletta che viaggiò intorno al mondo, nell'orbita terrestre, per 108 minuti. Dopo 2 anni, i russi, per par condicio, omaggiando la parità di genere, mandarono in orbita anche la prima donna, Valentina Tereskova. Ovviamente Gagarin è diventato un eroe dell'Unione Sovietica, è diventato una star, oggi si direbbe planetaria, un influencer senza avere, pensate un po', senza avere neanche un account social, non c'aveva Twitter, non c'aveva Instagram, però il nome di Gagarin divenne celebre in tutto il mondo e con fama in peritura, visto che oggi siamo qui a ricordarlo. Pensate un po', 60 anni fa riuscivamo a mandare un uomo nello spazio. Ieri, per gli appassionati di calcio, era complicato vedere le partite sull'app di DAZN. Avrete seguito che la partita dell'Inter non si è vista, quella di Verona e Lazio si è vista praticamente agli sgoccioli. DAZN poi prima si è scusata dicendo rimborseremo tutti coloro che non hanno visto la partita, poi hanno fatto un secondo comunicato per dire guardate che tutto questo però dipende da un nostro partner esterno, che guarda caso fa parte del gruppo Comcast, il gruppo Comcast che guarda caso è la proprietaria di Sky. Direte che c'entra? Beh, Sky è stata battuta da DAZN per accaparrarsi i diritti di trasmissione delle partite di calcio per i prossimi 3 anni, quindi il messaggio neanche tanto obliquo di DAZN è siamo stati ostacolati da una società che fa capo al gruppo di cui fa capo anche la nostra concorrente Sky, che è stata battuta. Vi ricordo che poi Sky ha sì 4 milioni e 7 di abbonati, 4 milioni e 8, ma la più parte non si abbonano neanche per lo sport, si abbonano per il calcio. Quindi non avere il monopolio della Serie A per 3 anni per Sky è un problema. Infatti, la notizia di fine settimana sono stati annunciati piani non di licenziamento, ha detto l'azienda, ma di esuberi nella misura di 3.000 persone su 11.000 fra dipendenti diretti e indiretti. Vabbè, comunque sia, pazienza, neanche questo è grave. È più grave che la sindaca Virginia Raggi abbia postato un'immagine a sostegno del fatto che il torneo di golf Ryder Cup arriverà nella capitale. Tra l'altro, torneo di golf che, come tutte le grandi manifestazioni, i 5 Stelle e la Raggi avevano osteggiato, adesso ci hanno messo il cappello sopra. Peccato che abbia postato non la foto del Colosseo o di un monumento di Roma, ma un simil Colosseo che in realtà è l'Arena di Nîmes in Francia, uno svarione clamoroso. Pare che lei abbia preso il telefono e abbia detto a Gigi Mortacci tua che mi sono fidata di te che sei ministro degli esteri, cioè pare che la gaffa arrivi dalla Farnesina. Ma insomma, se la vedranno loro. Noi oggi invece ce la vediamo con una giornalista scrittrice, perché chi scrive un libro è automaticamente uno scrittore. Su questo Walter City prossimamente si esibirà a lungo, ma anche lei con un cognome che fa riflettere, un po' come l'ospite che abbiamo avuto la settimana scorsa, cioè Gelasio Gaetani dell'Aquila Lovatelli d'Aragona, l'uomo che è nato prima del codice fiscale, forse anche come Simonetta Sciandivasci. Buongiorno! Buongiorno, evviva, grazie. Allora, posso dire qualcosa sul mio cognome? Prego, deve. Allora,
Ecco, visto che è complicato, in realtà no, perché Shandivashi vuol dire una cosa semplice, viene dal dialetto lucano-pugliese. Io sono della Lucania Levantina perché vengo da Ferrandina, un paese in provincia di Matera, e significa, viene da Shinnabash, che significa scendi giù. Sì. Quindi, visto che il nostro è un mestiere, no, di mitomani che se la sentono sempre molto calda e si elevano tantissimo, il mio cognome invece ti ricorda di stare con i piedi per terra. Però mia madre, quando ha sposato mio padre, ha cercato l'elevazione sociale e si è fissata che fosse un cognome con derivazioni albanesi, perché in quella parte della Basilicata, Skanderbeg, insomma, fece le sue scorribande. Quindi, secondo lei, a seguito di una serie di interpolazioni linguistiche che si è un po' inventata, da Skanderbeg siamo arrivati a Shandivashi. Questa non è una cosa provata, è una fake news che mia madre ha cercato di diffondere, grazie al cielo, senza riuscirci. Però ecco, ho questo cognome qua, che secondo me è molto interessante. Beh, la ringrazio intanto per questa digressione che spazia fra Prego. l'araldica e il National Geographic, tra l'altro elevando il mio tasso di conoscenza del mondo che è limitato a Como, dove sono nato, a Milano, dove ho studiato, e a Roma, dove mi sono trasferito, città dalla quale da un anno e più, come molti, non mi sono mai spostato perché non possiamo andare da nessuna parte. Ma proprio per questo, visto che stiamo accennando al coronavirus, io ho visto un interessante contributo da cui nasce il mio desiderio di fare una chiacchierata oggi con lei, cara Shandivashi, che poi sembra il nome di un gruppo rap, trap, genere che tra l'altro Shandivashi frequenta perché ha intervistato Calcutta, non tutta la città, proprio il cantante Calcutta, mi pare. No, allora attenzione, devo correggere, devo fare una Sì. correzione perché il Calcutta Sì. non mi fa né rap né trap, mi fa l'indie, è Ah, la la ringrazio, generazione prima, perfetto. Giusto, e per c'è carità di il Dio, che Calcutta. sennò si aprono dei fronti polemici che non. Comunque, Esatto. io ho visto un monologhino, Sì. manco un pochino, di una ventina di minuti, fatto dalla nostra ospite a una importante rassegna alla quale io non verrò mai invitato, che si chiama Pop Sofia, pensate un po', in cui ella, Simonetta Sandivaci, parlava del distanziamento sociale, però siccome non sembrava fine titolarlo in italiano distanziamento sociale, come è stato titolato l'intervento, Sandivaci? Social distancing. Ecco, perfetto. Di che cosa parla in quei 20 minuti che adesso lei, con il felice dono della sintesi che la contraddistingue, riassumerà in 2 minuti? Qual era il senso del suo intervento? Il distanziamento sociale ai tempi del Covid oppure altro? Allora, io non ho il dono della sintesi, però ci provo. In verità cercavo di dire semplicemente che tutta la narrazione del grande trauma, del non potersi più abbracciare, era come al solito un'esagerazione, perché prima che il Covid arrivasse, noi l'idea di tenere lontano l'altro non solo ce l'avevamo dentro latente, ma la stavamo proprio elaborando come precetto sociale. C'era tutta una discussione che c'è ancora. Per esempio, no, sul consenso, l'idea di chiedere permesso sempre, non solo se voglio invitarti a cena e se posso corteggiarti, ma anche se posso toccarti. Adesso Biden, nessuno se lo ricorda più, però aveva avuto un problema grosso su questo, perché le sue collaboratrici avevano denunciato la sua tendenza ad abbracciare, dare buffetti senza prima chiedere il permesso. E non solo, ma poi c'era proprio tutta una discussione sul fatto che intorno al corpo di ciascuno di noi esiste una sorta di silhouette, di patina che il nostro istinto costruisce. E nel momento in cui per ogni specie animale consta di un tot di centimetri, e nel momento in cui quella silhouette viene infranta da un'altra persona che ci tocca, scatta l'allerta. Quindi su queste basi qui noi già stavamo costruendo un ripensamento del modo di relazionarci tra di noi. Poi improvvisamente, quando è diventato fuori legge toccarsi, allora abbiamo raccontato che c'era questo grande trauma.
Ma in verità ci dava fastidio il contatto con gli altri già da prima, così come ci dava fastidio avere a che fare con gli altri, uscire di casa. E quindi io semplicemente volevo dire che, come per tante altre cose, il virus ha accelerato dei processi culturali che erano già in atto e che difendevamo con un certo orgoglio. Io mi riferisco in quell'intervento in particolare al dibattito femminista sul tema. Oibò, c'era un dibattito femminista sul tema? Quale E beh, sì, quello del distanziamento, sì, assolutamente. ricollegato alla lontana da un tema che so che le è molto caro, di cui parla molto volentieri, il MeToo. No, Alfa, io no, non parlo più di MeToo, basta, non lo faccio più, mi ha scocciata. Io, quando, insomma, nei primi mesi di follia in cui furoreggiava l'hashtag, ho scritto in modo piuttosto critico perché mi terrorizzava tutto. Io stavo con Catherine Deneuve, sto con Catherine Deneuve, ricordate, no? La lettera delle 100 francesi. Che in verità noi abbiamo raccontato come le francesi che hanno paura della fine della seduzione. In verità, in quella lettera lì, secondo me c'era un principio importante che si cercava di far capire, e cioè che dalle relazioni in generale, che siano tra uomini e donne, tra donne e donne, tra uomini e X, non si può pensare di eliminare la goffaggine, di eliminare l'errore, e soprattutto non si può mai pensare che avere a che fare con gli altri non comporti disuguaglianza. Tu avrai sempre accanto a te una persona che è diversa da te, che ha più o meno mezzi rispetto ai tuoi, e non puoi pensare di regolamentare questa cosa con un hashtag o con il terrore, puoi semplicemente pensare di affidarti alla cultura e al buon senso degli altri. Tutto qua. Ma adesso io non parlo più di questa cosa perché secondo me il dibattito è diventato, cioè se esiste ancora un dibattito sul MeToo, è diventato, boh, francamente, No, è diventato impoverente, il diciamo così. dibattito, no, è diventato il dibattito su un altro termine inglese, un neologismo, in cui sono inciampato e sono andato a sbattere perché non avevo minimamente idea di che cosa si stesse parlando. E poi ogni volta che dico così dicono: lo vedi che sei vecchio, lo vedi che sei anziano, lo vedi che sei un boomer. Un boomerang sono più che un boomer, ma il catcalling che ha visto sfidarsi come nella sfida dell'OK Corral due personalità eminenti del panorama culturale del dibattito del nostro paese, Aurora Ramazzotti, figlia di cotanto padre e anche di cotanta madre, tra l'altro, Michelle Hunziker, che mi è Come no? molto simpatica. Io mi sono sempre chiesto esattamente quali siano i suoi talenti, se non l'avvenenza. È una mitica pubblicità in cui peraltro non si vedeva la faccia della Hunziker, ma si vedeva un altro particolare anatomico. Ma Transeat, diciamo, quindi Aurora Ramazzotti versus, tenetevi forte perché ha 1 milione di follower, 1 milione, chiaro? Erfaina versus Aurora Ramazzotti. Simonetta Sciandivali sa già che io, che sono un cultore dei film, i cartonati degli anni 50, ho detto mi sembrava Mazinga contro Ben-Hur, sapete quei titoli, no? Maciste contro Ercole contro Maciste. Tutto nasce perché Aurora Ramazzotti fa una denuncia social, ovviamente, che viene subito ripresa dal web, perché nel web è tutto uno shock, è tutto un video che sta indignando il web, che sta facendo piangere il popolo del web. Il web è come se fosse una persona, no, che reagisce al fatto che Aurora Ramazzotti mi hanno fischiato per strada, mi hanno detto abbona o non so che altro, e lei si è sentita molto colpita nel suo essere donna, mortificata, e Erfaina le ha risposto: ah, oh, ma de che? Ecco, il livello, capite bene, quando parliamo dei fenomeni social, più o meno è questo. Il catcalling quindi sarebbe uno spin-off, dico bene Shandivai, uno spin-off della campagna MeToo. Non fischiate a una bella donna o non fate apprezzamenti alle donne perché questo le ferisce profondamente, giusto?
Sì, allora io posso dire che però sul catcalling in generale, su una serie di cose sulle quali siamo chiamati a ripensarci, non sono più così contraria come ero agli inizi del MeToo. Devo ammetterlo, questo probabilmente perché forse ci hanno fatto il lavaggio del cervello, non lo so, però io poi sono sempre contenta di cambiare opinione. Per quanto riguarda il catcalling, la questione è: perché mi devi urlare per strada, facendomi notare come sono vestita, quanto sono bella, quanto sono brutta? Se è una cosa che probabilmente mi dà fastidio, ma soprattutto il punto del catcalling è: a che cosa può dare inizio uno che ti fischia per strada e che magari è esagerato dire che sia un molestatore, però non sempre finisce con un fischio, questo è il punto. Allora, siccome sul dibattito tra Aurora Ramazzotti e Erfaina si è intromesso il signor Calenda, io spero che tu questa parte della questione non te la sia persa, ma è così, io mi Ah, sono scusami, no, permessa di no, 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 scrivere. giuro di no. Io non, figurati se, no, scusa, mi mancava questo pezzo. Figurati, cioè, io non sono omertoso nei confronti dei politici. Figurati, dici di Calenda, dici di possibile futuro candidato sindaco, visto che abbiamo parlato della Raggi. Parliamo di Calenda, che ha fatto? Allora, Calenda, che come tutti gli uomini di sinistra non ha capito bene che il femminismo ripudia il paternalismo maschile e quindi le questioni nostre siamo capaci di gestircele da sole, però le usa per lustrarsi la coscienza. Quindi lui a un certo punto su Twitter, siccome come ben sai, come ben sa di certo anche il tuo pubblico, Calenda risponde pure a Nuvoletta 76, cioè lui la mattina si sveglia, va su Twitter, va sui social, controlla il suo nome, fa la rassegna così, no? Googla Calenda e vede chi gli ha scritto e risponde a tutti, cioè a tutti. In modo tale che dimostriamo che il politico di sinistra ha molto da fare, ha molto tempo libero. Comunque, insomma, a un certo punto si rende conto che uno lo ha apostrofato con parole che non ripeterò, rinfacciandogli di essersi avvantaggiato anche con i voti del PD. A quel punto Calenda gli dice non esprimerti come Erfaina. Erfaina, che fa come Calenda, va a controllare tutti i giorni chi parla di lui, gli risponde con un clippino e gli dice: caro Calenda, io mi so esprimere in italiano, guarda che adesso ti parlo anche in italiano. Allora Calenda, per tirarsi fuori da questo disastro comunicativo, attenzione, cosa fa? Dice, gli fa un clippino in Ecco. periferia, con dietro un'immagine di disagio, cioè una saracinesca abbassata, La e gli Marana, la dice: Marana. esatto, e gli dice: però mi aspetto che tu abbia presente la differenza tra veracità e volgarità, perché a me mi piace la volgarità. Glielo dice in romanesco, risultando peraltro ridicolo. L'unico romano che quando parla romanesco sembra di, non lo so, di Brindisi. Comunque, e gli dice che tu, visto che hai 1 milione di follower, quando parli delle donne non puoi usare i termini che usi tu, e perché con le donne non si può essere volgari. Stamano può essere vero, oggi è stata piuma, ma domani attento. E chiude così. E quindi questa è la sua sul catcalling. Si scatena un putiferio, ovviamente. E io mi sono permessa di scrivere un pezzo sul foglio, che poi ovviamente Calenda ha ripreso, per dirgli che non è che devi per forza intervenire su tutto e rispondere anche a Erfaina, e soprattutto che forse la cosa che puoi fare come leader di sinistra, anziché cercare di educare Erfaina e dirgli come deve parlare, è per esempio mettere in sicurezza le strade. Perché c'è un problema vero in questo paese, insomma, cioè, per strada una donna non cammina tranquillamente. E il catcalling forse serve a mettere un'attenzione su questo punto. Quindi Calenda forse potrebbe occuparsi di questo.
Ma io avevo già in animo di chiamarlo per chiedergli di essere il nostro ospite, per fargli illustrare, diciamo così, le sue riflessioni sull'attualità politica in generale, essendo anche leader di un movimento accreditato del 3%, grosso modo, nei sondaggi. Mi sa che è un po' di meno del 3%. Ma io sono Vabbè. generoso, tutti quelli sotto il 3% per gentilezza, io che passo per essere uno abrasivo, li alzo tutti al 3%, stanno intorno al 3%, lui, Renzi e gli altri cespugli del centro-sinistra, peraltro Calenda appunto candidato, si è candidato, adesso vediamo perché tutti vorrebbero che a Roma si candidasse Zingaretti, ma lui corpiffero che vuole togliere la patata bollente a Enrico Letta, perché poi nel centro-sinistra è come la televisione, quando uno della televisione dice noi della televisione siamo una grande famiglia, sì, piena dei figli, è buona donna, poi è un'espressione, siamo una grande famiglia che a me immediatamente mi fa venire le contrazioni al pancreas, perché non è vero, tanto più nel centro-sinistra, manco nel centro-destra. Però ecco, a proposito di centro-sinistra e centro-destra, io ricordo un'altra strepitosa iniziativa di Calenda che a un certo punto scrisse un tweet verso Giorgia Meloni definendola "Sei la versione burina del Ku Klux Klan". Il tutto perché la Meloni era in corsa, anche lei, perché tutti noi abbiamo fretta di twittare, di partecipare al dibattito, poi ogni tanto capita che magari nella fretta uno inciampi in un lapsus e quindi si schierò con un tweet Giorgia Meloni contro i cosiddetti matrimoni misti. E alla parola misti Calenda disse: "Come misti? Te sei bevuto il cervello?" Perché a lui poi nel tweet scivola sempre il piede sulla romanità. "Sei la versione burina del Ku Klux Klan". Meloni si scusò dicendo: "Ho usato l'espressione, mi riferivo a Sibilia dei 5 Stelle, che in effetti aveva fatto una surreale proposta di legge per dire che i matrimoni devono essere consentiti, i matrimoni di fa, le unioni civili, anche tra più persone, che già uno dice, cioè, e poi anche tra specie diverse. Sibilia scrisse, deve essere così, matrimonio tra specie diverse, cioè io ho un fenicottero probabilmente nella testa di Sibilia. La Meloni, che aveva interiorizzato il tweet, ma non l'aveva copiato, non aveva fatto copia e incolla, l'aveva memorizzato, ha detto matrimoni misti, intendendo i matrimoni tra specie di Calenda. Allora, lei gli ha detto: "Ma come mi dici burina, cafone?" Adesso io voglio bene a tutti i politici, però certe volte sui social, francamente, se le danno di santa ragione, ma poi sono tutti, ho l'impressione, talvolta incontri di wrestling, o sbaglio, Shandivashi? Ma sì, ma è uno spettacolo pietoso, davvero. Bisognerebbe togliere il Twitter a chi ha più di 25 anni, basta. Cioè, condicio sine qua non per fare il politico di questo paese, non devi avere i social network, davvero. Anche perché è uno. Cioè, io mi chiedo, no, ma per uno come Calenda, mi spiace, sono fissata su di lui, ma perché gli voglio bene. Ma davvero, ma tutto il tempo che occupa a scrivere a chiunque non lo può impegnare in qualcosa di un po' più edificante, semplicemente, no? Cioè, mi rendo conto che è un'obiezione da bar, però davvero, Mica come basta. noi pennivendoli che abbiamo un sacco di tempo a disposizione, invece che su Twitter e nei social ci possiamo stare alla grande, perché come insegna il vecchio Barzini dell'inizio del secolo scorso, fare il giornalista è sempre meglio che lavorare, no? E quindi noi possiamo ciondolare sui social non avendo meglio da fare. Però per chiudere sul catcalling, io le propongo una piccola provocazione, catcalling. La copertina dell'edizione economica di un libro di uno scrittore che a me piace molto, e lui lo sa perché presi posizione nei suoi confronti addirittura credo 15 anni fa, in una polemica fra lui e Marco Travaglio, vabbè, non c'era ancora il Fatto Quotidiano, ma Francesco Piccolo, L'animale che mi porto dentro, in cui c'è una foto di copertina con Moira Orfeo, appreso andando a ricostruire, che passa in questa foto di Mario De Biasi in mezzo a un gruppo di uomini che sembrano vagamente con l'occhio spermatozoico allupato. Mi chiedo se oggi una foto del genere sarebbe possibile o quali tipo di indignazione del web scatenerebbe, Shandivashi.
Anche la canzone di De Gregori, giocavo a ramino, fischiavo alle donne, ero un cregolone romantico, farebbe probabilmente scandalo. Ma sì, tutto quello che un tempo era romantico adesso fa male, tutto quello che un tempo faceva bene fa male, come il latte, come diceva Woody Allen in una battuta di un vecchio film. Sì, io penso che da tutto questo ci riprenderemo, cioè adesso è un momento complesso. Di distruzione di alcune cose che sono diventate pesanti e che sulle quali è necessario, secondo me, un ripensamento, davvero. Insomma, urlare per strada non è carino, si può evitare, secondo me si può evitare. Il fischio è diventato fastidioso, sono cambiate le sensibilità, o l'accettiamo o non lo accettiamo, ci piace o non ci piace. È fatto così e secondo me questi problemi sono destinati a finire perché. Perché se tu parli con un ventenne, lui la questione del sesso proprio non la sente. Cioè, probabilmente ci avviciniamo verso un rilascio graduale di tutte una felice, chiamiamola così, una felice estinzione. Io non la vedo malissimo. E rispetto all'accoppiamento tra misto, quindi tra varie specie, voglio anche farvi sapere che c'è una parte del femminismo speculativo, che ha a capo una signora che si chiama Donna Haraway, che riflette proprio su questo. Cioè, a un certo punto, tra 50 anni, i nostri problemi saranno non di frenare gli istinti machisti e paternalisti e patriarcali, ma capire come restare su questa terra. E a quel punto gli uomini probabilmente, anziché fare figli, faranno parentele, dice lei, cioè s'accoppieranno con altri esseri viventi, ovviamente non facendoci del sesso, ma con operazioni che lei descrive. Adesso non vi sto a tediare, però ecco. Il futuro è quella cosa lì, quindi rilassiamoci. Noi non lo vedremo, grazie a Dio, noi avremo solo batoste. Lei non lo vedrà, io sono eterno come la storia, ci sarò e potrò semmai riciclare questo video quando sarà fra 50 anni, fra 100 e dire, vedete, 100 anni fa dicevamo così, invece vedete come si sono evoluti i nostri rapporti, peraltro come ci siamo evoluti bene, come ci siamo voluti bene, tutto giusto, tutto corretto, tutto sacrosanto, tutto condivisibile, faccio solo una notazione, io non ho mai fischiato a una donna per strada, ne ho fatto apprezzamenti per strada per un motivo, ho sempre temuto che la persona si girasse e mi desse una sberla, perché poi una volta c'era anche questo. Adesso siamo preoccupati e giustamente di come i maschi possono aggredire o ferire o purtroppo uccidere le donne. Una volta gli uomini, o almeno io sono stato educato da mia madre, per un fattore culturale, non solo al rispetto delle persone, ma ricordate, dice, non fa il cretino con una donna che quella se gira e ti tira una borsettata o ti dà una manata. E allora è successo persino a mia moglie di recente, che qui nel quartiere di Roma dove abito, mia moglie è alta 1,82 m, 83 m, senza tacchi, quindi quando si mette il tacco 12 io sembro un ognomo, e lei una valchiria. È passata per strada e un signore, peraltro con i capelli bianchi, mi ha detto mia moglie, gli ha detto, ah, vedi che cavalla, gli ha detto a mia moglie, e mia moglie ha girato, e devi vedere come scalcia, e il signore si è immediatamente ritratto, perché ovviamente ha pensato che mia moglie gli poteva menare una pizza. Comunque sia, Shandivashi, va bene tutto, io credo che oggi noi dobbiamo spendere in chiusura una parola di commiato alla memoria di Filippo, il consorte della regina Elisabetta, che è passato a 99 anni, purtroppo a miglior vita. La regina Giovane, Elisabetta, giovane. giovane, giovane, un virgulto, la regina li sta schioppando tutti, cioè uno dietro l'altro, ormai come si dice, è rimasta single, tanto che una delle più belle battute che ho visto, non mi ricordo di chi, è della moglie di Macron, che cerca di strappargli il telefonino. T'ho beccato, stai a cercare di telefonare alla regina Elisabetta. Perché i social, diciamolo in chiusura, noi adesso stigmatizziamo, no? Però poi da un altro punto di vista, non solo i social e la rete contengono delle cose interessanti, intelligenti, approfondimenti veri, documentati, non fake news, ma in più sono un serbatoio di ironia che una volta
era relegata alle riviste satiriche. Io sono cresciuto con Il Male nel 78, Ugo Tognazzi, capo delle Brigate Rosse, e poi ho collaborato per un periodo a Cuore, che era la rivista satirica fondata da Michele Serra, che oggi probabilmente Shandivashi non potrebbe neanche andare in edicola, forse. Nel Male, nel Cuore. E no, perché c'è la crisi di suscettibilità, quindi ogni volta che fai una battuta A la prendono alla lettera, sempre. Poi bisogna capire se capiscono la lettera. E B, c'è sempre una minoranza che si sente offesa, per cui è vero, cioè questo è un problema reale, non è più possibile, non è che non si può più dire niente, però difficilmente si può ironizzare su qualcosa. E bisogna sempre prendere le difese, questo vale anche per le donne, no? Cioè questo, la criminalizzazione del catcalling, che cos'ha di problematico per, diciamo, chiudere anche su questo? L'idea che le donne non sono sempre vittime, innanzitutto, e non sono mai capaci di difendersi da sole, e tutto per loro è un trauma. Cioè il vero punto è questo qua, per cui è anche una vignetta satirica, un trauma. Sì, io mi ricordo che il giorno del giuramento di Teresa Bellanova come ministra, lei andò vestita, certo, con un abbigliamento, io vidi l'immagine e disse: adesso faccio un tweet dicendo, guardi, con tutto il rispetto, ma mi sembra una caramella Sperlari. Poi non ho avuto tempo perché mi sono perso in altre cose, ma qualcuno ha fatto un tweet analogo: Sturm und Drang, body shaming, vergognati, ma vergogna, era una battuta, ma non, poi non c'è mai niente di personale, non è che è contro Teresa Bellanova, se era un'altra è la stessa cosa, se te vesti da caramella Sperlari per giurare da ministro al Quirinale, sempre da caramella Sperlari, abbiamo fatto pubblicità alla Sperlari, adesso l'ufficio commerciale delle fonti giustamente mi bacchetterà. Comunque, va bene, ringraziamo Simonetta Shandivashi di questa piacevolissima conversazione, 30 minuti che sono volati, quando si ha È qualcosa da vero. dire succede, leggetela sul foglio, testate che, guardatela su YouTube, recuperate una sua vecchia intervista del 2014 dove parlava del suo libro che si intitolava La domenica lasciami sola. Riecheggiando, come dice l'intervistatore in quel video, la canzone di Rita Pavone, no? La domenica mi Sì. lasci sempre sola, ma insomma, 7 anni fa, un'era geologica fa per tutti, per Simonetta Shandivashi, che ringraziamo, per me, per il mondo e anche per le Grazie. fonti che continuano dopo di me, oggi e sempre. Noi ci rivediamo domani con il docente della Cattolica e sociologo Mauro Magatti. Buona giornata a tutti, a domani.